come funziona Invenzioni Ieri Oggi. Un cordiale saluto a tutti quanti, primo appuntamento. Resteremo insieme, amici telespettatori, per 36 trasmissioni, durante le quali vedremo da vicino tutte quelle invenzioni che nel corso degli ultimi secoli hanno cambiato letteralmente le abitudini e la vita dell'uomo. Ed in occasione di questo primo appuntamento parleremo della lampadina, di questo elemento destinato a produrre luce. Ma che cos'è la luce? È quell'agente fisico che ci consente di vedere tutto ciò che ci circonda. L'uomo, per produrre luce, ha bruciato la legna, ha inventato le lampade ad olio, ha inventato le candele, ha inventato le lampade a gas, ha anche inventato delle geniali macchine che sfruttavano, pensate un po', il carburo di calcio. L'acqua, cadendo sul carburo goccia a goccia, reagiva con questo elemento chimico e produceva acetilene. L'acetilene genera una fiamma molto intensa. Per questo motivo, questo tipo di lampada ha avuto larghissime applicazioni, anche se per la verità presentava qualche grave inconveniente. Occorre arrivare all'inizio dell'Ottocento per incominciare a pensare a qualche lampada di natura elettrica. Un conduttore attraversato da corrente elettrica si arroventa, quindi genera luce. Ma ci vollero molti anni ancora prima di risolvere un grosso problema, quello del filamento che in presenza di aria durava poco e si bruciava. La soluzione poteva essere solo una: racchiudere il filamento in un'ampolla di vetro sottovuoto, priva cioè di aria, per impedire allo stesso filamento di bruciare. Thomas Alva Edison e Joseph Swan realizzano quasi contemporaneamente la prima lampada ad incandescenza. Grazie ad Edison, quindi, la luce elettrica entra nel giro di pochissimi anni in tutte le case, modificando lo stile di vita e cambiando l'aspetto delle città. Edison, oltre ad essere stato un grande scienziato, è stato anche un imprenditore di grande talento. Nei suoi 84 anni di vita ha dato un contributo al mondo scientifico che nessun altro inventore, almeno dal punto di vista quantitativo, era mai riuscito a dare. Ma l'invenzione della lampadina è legata a tanti altri illustri scienziati e ci sembra doveroso ricordare le tappe più importanti di quella che è stata la storia della luce elettrica. Ma come è fatta una lampadina? Prenderemo in esame il modello più conosciuto, quello che ha dato luce ad almeno tre generazioni. Ma l'elemento più importante della lampadina
è sicuramente il filamento che viene attraversato da corrente elettrica si arroventa e produce luce. Questa lampadina, anche se ha fatto storia, anche se ha illuminato le nostre case e continua ancora ad illuminare le nostre case da tantissimo tempo, ha degli inconvenienti, uno dei quali sicuramente è rappresentato dal rendimento, che è appena del 5%, il resto, il 95%, purtroppo viene dissipato in calore. Quindi potremmo dire che questo tipo di illuminazione, questo tipo di lampada elettrica, è a basso rendimento, quindi un alto costo di gestione. All'interno di queste lampade, a differenza delle precedenti nelle quali veniva praticato il vuoto, contiene del gas raro, krypton o argon. Qual è il motivo? Impedire che la lampada imploda al minimo urto innanzitutto ed evitare che il filamento possa bruciare. Quindi l'atmosfera del filamento è rappresentata da un gas che ne impedisce la combustione, e tutto ciò ha dato anche alla lampadina la possibilità di avere un numero elevato di ore di funzionamento. Una lampadina ad incandescenza, infatti, di questo tipo riesce ad illuminare per circa 1000 ore. Ma in questi ultimi anni è stata ideata una lampadina a bassissimo consumo che ha una durata notevolmente superiore. Lo avrete già immaginato, stiamo parlando delle lampade fluorescenti. Ma come funziona una lampada fluorescente, meglio conosciuta come lampada a risparmio energetico ed erroneamente chiamata spesso, anzi molto spesso, lampada al neon? Vediamo da vicino. All'interno di una lampada fluorescente viene inserito del gas neon. Probabilmente è proprio a causa di questo elemento chimico che la lampada spesso viene chiamata con un nome che non è il proprio. Oltre alla presenza di questo gas, all'interno del tubo viene inserita una piccolissima quantità di mercurio. Le pareti della lampada vengono rivestite di una polvere bianca fluorescente. Il tubo viene infine chiuso attraverso due elettrodi. Che cosa accade quando tra questi elettrodi scorre una corrente di elettroni? Questi elettroni investono i vapori di mercurio che generano una luce invisibile all'occhio umano. Sarà compito della polvere di fluoro di cui il tubo è rivestito convertire questa luce da invisibile a visibile. Queste lampade producono una luce molto intensa e sono delle lampade ad alto rendimento. A parità infatti di consumo rispetto alle lampade a filamento, hanno una resa che è 10 o forse 20 volte maggiore. Ecco per quale motivo queste lampade hanno giustamente ottenuto un successo enorme in questi ultimi anni. Ricorderete infatti tutti quanti che fino a qualche decennio illuminavamo le nostre stanze con delle lampade a filamento. Oggi sono state quasi tutte sostituite da queste lampade a risparmio energetico. Qualche esempio: una stanza che fino a qualche anno fa veniva illuminata da una lampada a filamento da 100 watt, 100 watt rappresenta il consumo di quella lampada, oggi viene illuminata alla stessa maniera e forse ancora di più con una lampada che assorbe poco più di 10 watt. Quindi un risparmio enorme che giustifica il meritato successo di queste lampade. Ma le lampade a filamento non sono completamente scomparse, ci sono casi in cui continuano ad essere indispensabili, quale ad esempio il campo automobilistico o da altre applicazioni industriali. Insomma, la storia dell'illuminazione elettrica è una storia abbastanza bella, abbastanza complessa, ma vediamo di capire quali sono i parametri che determinano una lampada. In una lampada occorre conoscere innanzitutto la sua tensione di funzionamento, che in Italia, lo sappiamo tutti quanti, è di 220 volt. Poi bisogna
conoscere il consumo, ma attenzione amici telespettatori di non incorrere in un errore comune. Il consumo si esprime in watt e il consumo stabilisce esattamente l'energia elettrica che quella lampada ha bisogno per funzionare, mentre la luce che quella lampada riesce a fornire, riesce a generare, è espressa in lumen ed è tutt'altro elemento. Si conclude qui questo nostro primo appuntamento, ma prima di lasciarci vorrei avvertire tutti quanti che per rivedere questa stessa trasmissione basterà collegarsi al sito di cui ora state leggendo l'indirizzo www.paolopecora.net ed alla pagina televisione potrete rivedere per intero questa stessa trasmissione. La prossima puntata, la seconda, sarà invece dedicata ai motori a vapore. Grazie per averci seguito sin qui e arrivederci al prossimo appuntamento.